tre punti fondamentali conquistati in uno stadio caldo e agguerrito per il Lumezzane che questa domenica 23 ottobre ha espugnato il terreno della Casatese al termine di un match equilibrato e combattuto. Dopo un primo tempo a reti bianche e avaro di occasioni, a decidere la sfida è stato il sigillo dell'attaccante Danilo Alessandro, siglato in avvio di ripresa. Un successo che lancia la truppa di Arnaldo Franzini in solitaria in vetta alla classifica. Oggi abbiamo fatto una grande partita perché giocavamo contro una squadra forte in un ambiente bello caldo, su un campo particolare, e abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo concesso il primo tiro in porta dopo mezz'ora, 40 minuti, e uno nel secondo tempo. Lì in fase difensiva abbiamo sofferto quello, cioè poco e niente. Siamo arrivati davanti al portiere 3-4 volte sia nel primo che nel secondo tempo, tante azioni sono state fermate e rivedremo poi se erano tutti fuori gioco quelli che sono stati fischiati. Però secondo me è stata una partita importantissima, veramente di spessore, perché creare comunque diverse occasioni su un campo contro un avversario che aveva preso 3 gol fino adesso in campionato, quindi belli tosti, belli determinati in fase difensiva, a metà campo, davanti, sempre pericolosi, sempre potenzialmente per andare a far gol, quindi è una partita decisamente importante abbiamo fatto. È stata una partita a ritmo veramente come se ne vedono pochi queste categorie, perché tutti e due sono affrontati con grande gamba, grande forza, grande corsa e anche con giocate importanti, quindi è stata una partita per questa categoria molto importante. Sì, abbiamo comunque vinto, penso vittoria più che meritata, abbiamo avuto tante occasioni, tanti fuorigiochi fischiati, non so se c'erano, sono da rivedere. E per il resto abbiamo preparata molto bene, sapevamo che il campo era un campo difficile, loro erano la miglior difesa, comunque siamo riusciti a non prendere gol e quindi basta farne uno per vincere. Sì, è vero, comunque a mente fredda, anche a fiato comunque è più facile, loro stavano più compatti, lasciavano meno spazi, noi comunque siamo stati bravi perché abbiamo avuto occasione anche nel primo tempo e comunque tenerla sullo 0-0 per noi è importante, non subire gol perché poi gli altri si chiudono e comunque farlo diventa più difficile. Tenere sullo 0-0 comunque la partita è diversa. L'obiettivo comunque è rimanerci, quindi adesso stiamo tranquilli, la classifica non ci interessa, noi guardiamo partita per partita, l'importante è far punti dappertutto e continuare così con questo gruppo unito, comunque questa compagine molto bella che abbiamo tra di noi.